siamo al match clou della serata tra due atleti veramente forti, Gabriele Casella al limite di 78 kg e Son Kimli e Capoc. Sì, sicuramente è un incontro duro. Casella dalla sua ha la volontà di vincere, la determinazione di vincere, di andare avanti nella sua carriera. Ha un avversario molto molto difficile, ma sicuramente sarà un match al fulmicotone, come si suol dire. Sicuramente. Ricordo anche che Casella a giugno a Monte Carlo tenterà la sfida mondiale di K1. Come dicevo, appunto, è un, come dicevi tu, è un atleta molto eclettico, campione del mondo di full contact, ha vinto anche i campionati mondiali addirittura di K1 dai juniores, quindi un atleta molto giovane, molto determinato e darà sicuramente spettacolo. Ora si stanno appunto praticando nel classico Run Muay Thai e davvero adesso è tutto pronto, assisteremo a questo bell'incontro sulla distanza, ripeto, di 3 riprese da 3 minuti, categoria 78 kg. Arbitro dell'incontro il signor Marco Pagor. Possiamo dire quindi tutto è pronto. Sì, direi proprio di sì. Questo incontro di grande spettacolo. Thailandese noto, un atleta molto solido. Vediamo subito. Atleta Mancino. Mancino. Ottimo. Primo approccio di Gabriele che assaggia la distanza. Vediamo. Il ring è un po' scivoloso. Bel calcio girato, bel calcio di, girato Casella, di Gabriele Casella, che sorprendeva, ha sorpreso il thailandese Son Kim Lee e Capop. Incontro molto tecnico, da attenzione. Vediamo che Gabriele Casella mantiene la distanza e prova con un diretto destro. Ottimo questo calcio alto. Prova le braccia Casella e circolare. Benito! Circolare! K.O. Circolare al viso, alla... impressionante. Impressionante al viso. Impressionante questo circolare. Questo circolare che ha sorpreso il thailandese, ma spedendolo a KO alla prima ripresa. Speriamo nulla di grave. Ma è stato sorpreso da un calcio circolare con la tibia. Thank you.
quindi è ufficializzato questo incontro vinto da Gabriele Casella con un fulmineo calcio